Bene, andiamo avanti a parlare dei sistemi simmetrici di secondo grado, come quelli che fanno parte appunto della seconda voce che vi ho elencato nella prima lezione, generale sui sistemi di grado superiore al primo. Come vedete, vi ho distinto due tipi di sistemi simmetrici di secondo grado. Allora, intanto andiamo a dire cosa si intende per sistema simmetrico di secondo me, il sistema simmetrico è un sistema nel quale, scambiando le due variabili, le due incognite, il sistema rimane sempre invariato. Come vedete qui, andando a cambiare x, y, in y, otteniamo sempre p, e anche in x più y, in y più x, otteniamo sempre s, così come qui. Cambiando x quadro più y quadro uguale a, in y quadro più x quadro uguale a, e x più s uguale a s, in y più x uguale a s, otteniamo sempre lo stesso sistema. Quindi abbiamo entrambi i sistemi di secondo grado, perché abbiamo un grado 2 qui per 1, 2, un grado 2 qui per 1, 2. La differenza vediamo dove sta. Diciamo subito che tutti quanti in generale, anche poi quelli che vedremo subito dopo, quelli simmetrici di terzo e quarto grado, sono tutti riconoscibili a questo tipo 1, che adesso andiamo a spiegare. Noi sappiamo che data un'equazione, è sempre possibile un'equazione del tipo, più che data un'equazione, data una somma in generale, che indichiamo con S, e un prodotto che indichiamo con P. È sempre possibile avere un'equazione avente per radice i numeri meno s, i numeri s meno s e p. Infatti, visto che qui abbiamo un prodotto di due numeri e una somma di due numeri, possiamo scrivere che se facciamo riferimento all'equazione ausiliaria del tipo t quadro meno s per t più p uguale 0, ecco che noi abbiamo trovato un'equazione del tipo t quadro, che deve avere assolutamente coefficiente 1, il termine b deve essere pari all'opposto naturalmente della somma delle due soluzioni, e il termine p, che è proprio pari al prodotto delle due soluzioni. Trovando sostanzialmente i valori di questa equazione, che sono t1 e t2, naturalmente il sistema avrà due soluzioni, che sono x uguale t1 ed y uguale t2, e anche x uguale t2 ed y uguale t1. Per capirci meglio, andiamo a fare un esempio molto semplice che riassume e spiega meglio, diciamo, delle parole questo tipo qua. Andiamo a vedere come esempio questo. Ad esempio, xy uguale meno 40 ed un x più y uguale 3. Anche qui abbiamo un caso 1, caso del primo tipo. Come vedete, abbiamo un prodotto di xy che ci dà meno 40 e una somma di xy che ci dà 3. Passiamo, affianchiamo sul sistema l'equazione ausiliare di secondo grado della variabile t del tipo t quadro. Attenzione, meno, deve cambiare segno il termine della somma, meno 3t meno 40 uguale 0, che possiamo anche scrivere, visto che naturalmente pensando che 40 è un 8 per 5, possiamo scrivere qui abbiamo un meno 8 più 5 che fa meno 3, e un t meno 8 per un t più 5. Infatti, come vedete, meno 8 più 5 farebbe meno 3, e meno 8 per 5 farebbe meno 40. A questo punto abbiamo trovato due soluzioni, che sono t uguale 8 e t uguale meno 5, quindi il sistema ci porta a due soluzioni, che sono x uguale 8 ed y uguale meno 5, e anche x uguale meno 5 e y uguale 8. Come vedete, è molto semplice. Vediamone ancora un altro per chiarire ancora meglio. Supponiamo di avere, ad esempio, questo, xy uguale, supponiamo sia 48, ed un x più y uguale meno 14. Anche in questo caso affianchiamo al sistema simmetrico di secondo grado, che riconosciamo essere del primo tipo, l'equazione ausiliaria della variabile t di secondo grado del tipo t quadro. Attenzione che è meno, quindi meno per meno, più 14t più 48, visto che ci ricordiamo che meno 8 per meno 6 fa 48, e meno 8, chiedo scusa, 8 per 6 fa 48, e 8 più 6 fa 14, questo lo possiamo scrivere come t più 8 per t più 6 uguale 0. Quindi abbiamo due soluzioni, che sono t uguale meno 6 e t uguale meno 8, ci portano quindi alla coppia di soluzioni reali di questo sistema, che è x uguale meno 9, y uguale meno 6, e anche x uguale meno 6 e y uguale meno 9. Direi che su questo tipo non ci sono dubbi, e andrei a vedere adesso il tipo, questo qui, il tipo 2, che è, come detto, riconducibile al tipo 1. Vediamo perché. Allora,
Naturalmente lasciamo invariata la seconda equazione che mettiamo e la spostiamo al primo posto, x più y uguale a s, che appunto fa parte anche del primo tipo. Come possiamo scrivere x quadro più y quadro uguale a s? Adesso ci ricordiamo che x quadro più y quadro più 2xy farebbe parte dello sviluppo di un quadrato di un binomio. Andiamo a aggiungere e togliere il termine 2xy, cioè andiamo a scrivere 2xy meno 2xy uguale a. Se adesso facciamo riferimento a questo termine qua, che è proprio x più y al quadrato, andiamo a scrivere allora questo come x più y uguale a s, che è naturalmente il primo pezzo, la prima equazione che rimane invariata, e come x più y al quadrato meno 2xy uguale a. Se adesso andiamo a sostituire al posto di x più y mio s, otteniamo che nella prima equazione abbiamo sempre x più y uguale a s, nella seconda abbiamo s al quadrato meno 2xy uguale a. E vedete che a questo punto ritorneremo al caso 1, perché avremo che dalla seconda xy è uguale a s quadro meno a fratto 2, ed xy sarebbe uguale ad s, che quindi sarebbe di nuovo un sistema simmetrico di secondo grado del tipo 1. Vedete, abbiamo un xy che è un valore e un xy che è un altro valore, che poi dovrebbe cambiare di segno nell'equazione ausiliare t quadro meno st più p uguale a 0. Andiamo a fare un esempio riguardo questo, proprio per chiarirci bene la situazione. Cominciamo da questo esempio qui. Eccolo qua. X quadro più y quadro uguale 5, ed x più y uguale meno 1. Questo, come vedete, è sicuramente un sistema simmetrico di secondo grado, però del tipo 2, perché abbiamo naturalmente questo tipo di forma. Andiamo a scrivere questo come, naturalmente aggiungiamo e togliamo 2xy alla nostra prima equazione, quindi scriviamo la seconda, la scriviamo qui al primo posto. Scriviamo quindi x più y uguale meno 1, la seconda la possiamo scrivere, abbiamo detto, come x più y al quadrato meno 2xy uguale 5, dove naturalmente, ripeto, abbiamo aggiunto e tolto 2xy. Il 2xy positivo l'abbiamo inglobato in quello sviluppo del quadrato del binomio, il meno 2xy l'abbiamo lasciato fuori, in modo tale che figuri questo xy poi che farà parte del prodotto. Quindi lasciamo la prima equazione come x più y uguale meno 1 invariata, al posto di x più y ci mettiamo proprio meno 1 al quadrato, vedete, dove al posto di x più y ho messo proprio il meno 1, che è x più y, meno 2xy uguale 5. Abbiamo cioè che x più y è sempre pari a meno 1, e abbiamo che meno 1 al quadrato è 1, 1 meno 2xy uguale 5, e cioè. Andiamo a cancellare questi due che ormai abbiamo risolto e appurato, che sono così. Andiamo a mettere la seconda equazione, scambiarla, la mettiamo nella prima, portiamo l'1 dalla sinistra a destra e cambia di segno, diventa meno 1, 5 meno 1, 4, ci otteniamo che in definitiva meno 2 lo scriviamo qui, nella seconda otterremo che meno 2xy è uguale a 4. Ci otterremo che xy è uguale a 4 su meno 2, cioè a meno 2, e abbiamo poi che x più y è sempre uguale a meno 1. E quindi siamo nel tipo 1, tornati, abbiamo ricondotto quell'esercizio al tipo 1, e allora affianchiamo al sistema l'equazione ausiliare di secondo grado della variabile t, che è del tipo t al quadrato. Attenzione, meno st, quindi se s è meno 1 qui scriviamo più t meno 2 uguale 0, che naturalmente possiamo anche scrivere come t, visto che 2 meno 1 fa 1 e 2 per meno 1 fa meno 2, t più 2 per t meno 1 uguale 0, quindi abbiamo trovato che t è pari a meno 2 e che t è pari sempre a è sempre pari a 1, e anche in questo caso, visto che parliamo di un sistema simmetrico di secondo grado, anche se di tipo 2, ma comunque li abbiamo ricondotto al tipo 1, abbiamo sempre due soluzioni, che sono rispettivamente x uguale meno 2 e x uguale 1, e anche l'altra coppia x uguale 1 e y uguale meno 2. Ne farei ancora un altro visto che ne abbiamo fatto due anche nel caso precedente, facciamo un altro, vediamo ovviamente quest'altro.
Vediamo questo che fa così, qua abbiamo un 16x al quadrato più un 16y al quadrato uguale 1625, poi abbiamo un 4x più un 4y uguale 35, benissimo. Naturalmente, anche se i coefficienti sono diversi, ci troviamo di fronte sempre a un sistema di secondo grado simmetrico, ma questa volta di tipo 2. E allora andiamo nel frattempo a raccogliere nella prima equazione un 16, nella seconda equazione un 4, in modo tale da scriverci il nostro sistema di secondo grado simmetrico del secondo tipo in questo modo qui. Quindi a scriverci questo come x quadro più y quadro uguale 1625 fratto 16, cioè ho raccolto un 16 che moltiplica x quadro più y quadro uguale a quello, quindi x quadro più y quadro uguale a 1625 fratto 16, stesso discorso sotto, avrò che x più y è uguale a un 35 diviso 4. A questo punto andiamo a questo punto a vedere se allora quel 1625 sedicesimi è sicuramente semplificabile. Vediamo come è semplificabile. Non è proprio l'esatto dividendo, il 16 non è l'esatto divisore del dividendo 1625, possiamo semplificarlo oppure no, volendo. Comunque siamo di fronte a un sistema simmetrico secondo grado del tipo 2, quindi potremmo assolutamente andare a scrivere questo come, nel frattempo, allora lasciamo naturalmente x più y uguale 35 quarti, che è un numero che non è semplificabile, perché 35 con 5 per 7 è 4, non è naturalmente divisibile né per 5 né per 7. 1625 sedicesimi lo possiamo semplificare sicuramente per 2, in modo tale da avere un nemmeno per 2, anche perché, chiedo scusa, non è 1625, è un numero che non è divisibile per 2, quindi lo lasciamo come 1625 sedicesimi. Quindi lasciamo la prima, la seconda la mettiamo alla prima, x più y uguale a 5 quarti, questa la scriviamo come sappiamo come x più y al quadrato meno 2xy, abbiamo cioè aggiunto e tolto una sola di 2xy, uguale sempre a 1625 diviso 16, che probabilmente dopo ci verrà incontro cambiando la sua forma. Quindi appunto cancelliamo qui. Andiamo a sostituire al posto di x più y chi è x più y, cioè 35 quarti, quindi abbiamo che x più y è sempre pari a 35 quarti, se al posto di 35 quarti lo leviamo al quadrato viene 35 per 35, che vi dico subito essere un 1225, quindi abbiamo un 1225 che è 35 quadrato diviso 16, meno 2xy uguale 1625 fratto 16. Andiamo avanti, naturalmente nella prima rischiamo sempre che x più y è uguale a 35 diviso 4, 35 quarti. A questo punto scriviamo che meno 2xy è uguale a 1625 sedicesimi meno 1225 sedicesimi. Visto che hanno lo stesso denominatore che 16, basta fare la differenza tra 1625 e 1225, che fa proprio 400. Quindi abbiamo che scriviamo la seconda, la portiamo alla prima, la prima la mettiamo al secondo posto. Abbiamo che in definitiva xy è pari a 400 col meno diviso 2, e x più y è sempre pari a 35 quarti. Chiedo scusa, e quindi abbiamo ottenuto, lo scriviamo qui, il nostro sistema simmetrico di secondo grado, ma di tipo 1, l'abbiamo ricondotto a tipo 1, cioè xy uguale la metà di 400 è 200 col meno, meno 200, e x più y uguale 35 diviso 4. Dunque ho fatto un errore, naturalmente questo non è un 400 ma è un 400 sedicesimi, quindi è un 400 sedicesimi per 2, ovvero un 400 è un 432esimi, cioè questa sottrazione faceva 400 sedicesimi, quindi xy meno 2xy è uguale a 400, è uguale a
416, quindi xy è uguale a meno 416 diviso 2, ovvero 400, ripeto, 432, quindi cosa diventa? Meno 432, cioè xy, a questo punto possiamo andare a semplificarlo, sono 32esimi, lo andiamo a semplificare, non è un numero quoziente divisibile per 32, ma possiamo sicuramente semplificarlo per 8, per esempio, perché viene un meno 8 per 5 40 è 0,50 e 8 per 4 è 32, quindi meno 50 quarti, e poi ancora possiamo scrivere come un meno 25 mezzi. Quindi abbiamo trovato in definitiva, ovviamente io scusa ho sbagliato, ho dimenticato i sedicesimi che c'avevo sotto, quindi abbiamo trovato in definitiva il sistema simmetrico come volevamo noi di condurlo al primo tipo, cioè xy uguale meno 25 diviso 2 e x più y uguale a 35 quarti. A questo punto possiamo affiancare l'equazione ausiliare di seconda della variabile t di tipo t quadro, meno, attenzione, 35 quarti t perché la somma cambia di segno, meno 25 mezzi uguale 0. A questo punto andiamo a operare un minimo comune multiplo che è 4, quindi abbiamo 4t al quadrato meno 35 di t meno 50 uguale 0, perché 4 su 2 per 25 fa meno 50. È proprio questo. A questo punto andiamo qua a annullare con la regola risolutiva la preservazione di secondo grado di t, che è 35 meno b più o meno, abbiamo visto che 35 al quadrato è 1225, visto che c'è un meno farà un più, 4 per 4 16 per 50 fa 800, e di conseguenza farebbe, diviso naturalmente 2a che è un 2 per 4 8, 35 più o meno la radice quadrata di 1000, di 2000, chiedo scusa, 25, tutto fratto 8. 2025 è la radice di 45, la radice di 2025 è 45, e quindi possiamo scriviamo qui che t 1, 2 è 35 più o meno 45, tutto naturalmente fratto 8, che ci dà luogo a due valori che sono 35 più 45 fa proprio 80 diviso 8, 10, questo è il primo, e 35 meno 45 fa meno 10, meno 10 ottavi è meno 5 quarti. Eccolo qui, quindi siamo arrivati quindi ai due sistemi, le soluzioni comuni sono una è x uguale meno 5 quarti e y sicuramente 10, ma anche x uguale 10 e y uguale meno 5 quarti. Direi che con questi due tipi non ci sono dubbi, sono molto chiari. A questo punto passerei, sempre questa lezione, a parlare dei sistemi simmetrici di terzo e di quarto grado, che sono anche questi in realtà, vi dico subito, riconducibili al tipo 1. Quindi parliamo dei sistemi simmetrici di terzo e quarto grado, quindi essenzialmente parliamo del tipo 3 nella nostra scaletta che abbiamo messo nella lezione precedente, e sono, vediamo di questo tipo qua. Allora, anche qui facciamo una biforcazione, una distinzione. Allora, cominciamo da quelli di terzo grado. Evidentemente sono stavolta di questo tipo qua, x cubo più y cubo uguale a, e il solito x più y uguale s. Quindi questo qua non si differenzia molto dal tipo 2, cioè del sistema simmetrico di secondo grado del tipo 2. Anziché avere x cubo più y quadro uguale a, qui abbiamo x cubo più y cubo uguale a. Quello invece, questo qua naturalmente è simmetrico, perché anche qui, come vedete, cambiando le variabili non cambia il sistema di terzo grado, perché abbiamo un'equazione di terzo grado sopra moltiplicata per l'equazione di primo grado 3 per 1 3, quindi il sistema è simmetrico di terzo grado. Il secondo tipo invece, vi dico subito, è un sistema di quarto grado di questo tipo qua, che è xy uguale p e x quadro più y quadro uguale s. Quindi diciamo un purpurì del tipo 2 e del tipo 1 e del tipo 2. Quindi questo è terzo, eccolo qui, e questo è quarto.
sia terzo quarto tipo, sia per terzo quarto tipo, ma anche per terzo grado e quarto grado. Cominciamo dal primo, dal sistema di terzo grado simmetrico, che vi dico subito, si risolve ugualmente come risolvevamo quello del tipo 2 di secondo grado. Cioè, in questo caso, visto che x cubo più y cubo, se andiamo a scrivere da parte lo sviluppo del cubo di un binomio, che è, vi dico subito, essere x cubo più y cubo più 3x quadro y meno 3y quadro x, ecco i miei quattro termini dello sviluppo del cubo di un binomio, che poi è effettivamente un prodotto notevole. Se noi adesso andiamo qui, vedete, a riscrivere questo sviluppo, a riscrivere x cubo più y cubo così com'è, e andassimo a raccogliere in evidenza il fattore meno 3xy, che è comune in questi due, questa somma di questi due, quindi andiamo a raccogliere meno 3xy, avremmo sicuramente che scriveremmo x più y. No? Dunque, lo rivedo meglio. Abbiamo che, rivediamo ancora il termine, rivediamo da parte il nostro x più y al cubo, scriviamo di nuovo lo sviluppo, sta dato un passaggio quello che ho scritto, voglio spiegarvelo bene, quindi anche in questo caso da x cubo più y cubo si dovrà passare a un x più y al cubo, come prima da un x quadro più y quadro si dovrà passare a un x più y tutto al quadrato. Vediamo come fare. Ripeto, vi riscrivo lo sviluppo molto facile, che tutti ci ricordiamo, del prodotto notevole, cioè del cubo di un binomio, che è x cubo più y cubo, poi abbiamo un 3 x quadro y più un 3 y quadro x. Questo non ci piove. Ma quindi, detto questo, il nostro x cubo più y cubo, come lo possiamo scrivere? Beh, lo possiamo scrivere come effettivamente tutto questo meno questi due, quindi come x più y al cubo, che ci ricordiamo essere questo, meno 3x quadro y meno 3yx quadro. Come vedete, se io al posto di questo ci metto questo, ottengo proprio la somma di x cubo e di y cubo. Ecco, a questo punto, se io vado a raccogliere in questa somma qui un meno 3xy, ottengo che questo è un x più y tutto al cubo meno 3xy, che moltiplica sicuramente un x più y. E a questo punto, se andiamo a rivedere la nostra forma, come vedete, andremo a ottenere qui al posto di x cubo più y cubo uguale a, andremo a ottenere un x più y tutto quanto al cubo meno 3xy, che moltiplica sempre un x più y uguale ad a, dove abbiamo che x più y è però uguale a s. Di conseguenza, se andiamo avanti nel nostro, in questo abbiamo, quindi in definitiva nel tipo 3 cosa dobbiamo fare? Al posto di x più y cubo scriviamo x più y tutto al cubo meno 3xy, che moltiplica x più y, che è come dire appunto x cubo più y cubo. Solo che però scritto così, che vantaggio abbiamo? Abbiamo il vantaggio di, al posto di x più y al cubo ci mettiamo s cubo, lasciamo assolutamente meno, al posto di x più y ci mettiamo s, e qui ci mettiamo appunto 3s per xy uguale a. E come potete vedere, quello che abbiamo ottenuto, che di nuovo nell'ultimo passaggio x più y è sempre pari ad s, ma xy l'abbiamo di nuovo ottenuto, quindi il tipo 1, il primissimo che abbiamo fatto, perché tutti si ricondurranno a questo, che come vedete è pari proprio a s cubo meno a fratto fratto 3s, ed ecco che è il tipo 1 del sistema simmetrico di secondo grado che abbiamo fatto all'inizio. A proposito, facciamo anche in questo caso due esempi su questo. Chiedo scusa, vediamo questo. Supponiamo di avere un x cubo più y cubo uguale xy più 12 e un x più y uguale 0.
grado massimo di su è 3, grado massimo di giù è 1, 3 per 1 3, sistema simmetrico di terzo grado. Allora, andiamo a riscrivere come al solito, lasciamo x più 12 dall'altra parte, ma andiamo a riscrivere x cubo più y cubo come x più y tutto al cubo meno x più y con 3 dietro che moltiplica xy, tutto uguale a xy più 12, e sotto scriviamo come al solito x più y uguale 0, ovvero a questo punto al posto di x più y ci andiamo a scrivere il nostro 0, quindi avremo un 0 elevato al cubo meno 3 che moltiplica 0 che moltiplica xy uguale xy più 12. In questo caso, visto che abbiamo la fortuna che questa somma di x più y sia proprio 0, molto semplicemente se ne vanno questo e se ne vanno questo. Di conseguenza avremmo, chiedo scusa, avremo che rimane nella prima equazione, rimane un xy uguale meno 12, se portiamo il 12 da destra a sinistra cambia di segno, e un x più y uguale a 0. E allora abbiamo di nuovo il tipo 1, ovvero un sistema di secondo grado simmetrico, sempre di tipo 1, quello classico, il primo, quello a cui tutti i sistemi dopo si riconducono, a cui affianchiamo la solita equazione di secondo grado in T ausiliare del tipo T quadro meno 0 per T che non c'è, meno 12, quindi di conseguenza l'equazione di secondo grado in T si riconduce a T quadro meno 12 uguale 0. Come sappiamo, metto due soluzioni che sono T con 1 uguale 2 radice di 3 e T con 2 uguale meno 2 radice di 3, in quanto sarebbe T quadro uguale 12, CT uguale più o meno radice di 12, che sappiamo scrivere, poter scrivere come un 3 per 4, quindi un 2 radice di 3. E quindi abbiamo ottenuto due sistemi che sono x uguale 2 radice di 3 e y uguale meno 2 radice di 3, o anche l'altro, x uguale meno 2 radice di 3 e y uguale 2 radice di 3. Andiamo a farne ancora un altro, sempre simmetrico di terzo grado. Poi andiamo a concludere con quelli simmetrici di quarto. Andiamo a farne ancora un altro, eccolo qui. Qui abbiamo x più y uguale un terzo e x cubo più y cubo uguale 7 fratto 27. Benissimo. Abbiamo, come al solito, siamo di fronte a un sistema simmetrico di terzo grado, 3 per 1, 3. Andiamo a applicare, come al solito, il nostro solito escamotage, ovvero al posto di x cubo più y cubo scriviamo x più y al cubo, e poi scriviamo meno 3xy per x più y, che è come dire poi x cubo più y cubo uguale 7 ventisettesimi, e quindi scriviamo opportunamente x più y uguale un terzo. Andiamo poi a vedere cosa succede. Ma x più y, siccome è un terzo, sarà un terzo tutto al cubo meno 3 che moltiplica xy per un terzo uguale 7 ventisettesimi, e naturalmente con la seconda equazione x più y uguale un terzo che rimane sicuramente invariato. Vediamo cosa accade qui. Un terzo al cubo è 1 ventisettesimo, qui 3 e 3 si possono semplificare, quindi otteniamo che meno xy è uguale a 7 ventisettesimi. Questo diventa un ventisettesimo che, passando da sinistra per verso destra, cambia di segno e diventa meno un ventisettesimo, e qui naturalmente rimane sempre un x più y uguale un terzo. Andiamo a cancellare su, perché naturalmente ci vogliamo ricondurre il nostro sistema simmetrico di terzo grado, come al solito, a un sistema simmetrico di secondo grado di tipo 1, quindi quello classico, cioè quello di tipo x più y uguale s e xy uguale p. Eccolo qui, abbiamo che 7 ventisettesimi meno 1 ventisettesimo fa 6 ventisettesimi, ma col meno è un xy uguale meno 6 ventisettesimi, e naturalmente x più y è uguale a s, cioè uguale a un terzo. Siamo arrivati al solito sistema simmetrico di secondo grado di tipo 1, cioè quello classico a cui tutti si riconducono, e quindi abbiamo che affianchiamoci la nostra solita equazione di secondo grado in T ausiliaria del tipo T quadro meno, attenzione a cambiare segno per x più y, terzo T meno 6 ventisettesimi uguale 0. Andiamo a fare un minimo comune multiplo, che è 27, quindi abbiamo un 27 t al quadrato, 27 su 3 fa 9 per meno 1 meno 9 t,
meno 6 uguale 0. Possiamo effettivamente dividere per 3, quindi avere un 9t al quadrato meno 3t meno 2 uguale 0. A questo punto troviamo le radici di questa equazione di seconda ordine in t completa con direi la regola risolutiva. Andiamo a scrivere qua sotto t1,2 uguale a meno b, quindi 3 più o meno viene 9, siccome c'è meno per meno più, 4 per 2 8. Per 9 72, tutto fratto 2 per 9 fa 18, uguale a 3 più o meno 72 più 9 è 81, la radice di 81 è 9, e quindi fatto 18. Abbiamo ottenuto due soluzioni, come vedete, possono sono 3 più 9 12, 12 su 18 è un è un 2 terzi. È un 3 meno 9 meno 6 diciottesimi, che invece è un meno un terzo. E allora a questo punto abbiamo ottenuto due soluzioni del sistema, che sono x uguale meno un terzo, y uguale 2 terzi, e allora poi x uguale 2 terzi, y uguale meno un terzo. Andiamo a vedere l'ultimo caso, quello dei sistemi simmetrici di quarto grado, l'ho scritto lì a destra, il caso 4. Anche questo vi dico subito, dovremmo comunque ricondurci alla fine a sempre un sistema simmetrico di secondo grado di tipo, quindi cancelliamo questo qui, ormai l'abbiamo trattato, di tipo 1. Ripeto, andiamo a vedere qual è il tipo 4, lo riscriviamo qua per ricordarcelo. È del tipo, come vi dicevo, sempre xy uguale p, ma x quadro più y quadro uguale s. Naturalmente, scrivendo, ricordandoci che già nel sistema simmetrico di secondo grado di tipo 2 scrivevamo x quadro più y quadro come x più y al quadrato meno 2xy uguale s, e lasciando xy uguale p, come potete vedere, otteniamo un p al quadrato meno 2xy uguale s, e xy sempre pari a p. Di conseguenza avremo che anche qui, come potete vedere, avremmo, quindi rimaniamo a quell'equazione lì, cioè x più y tutto al quadrato meno 2xy uguale s. Abbiamo trasformato sostanza di identità x, abbiamo usato l'identità x quadro più y quadro uguale x più y quadro meno 2xy, e quindi eccolo qui, questo non è s ma evidentemente è a, chiedo scusa, come abbiamo detto nella nostra, quindi è a, e a questo punto, scrivendo al posto di xy il nostro p, abbiamo che se xy è p, abbiamo che x più y tutto al quadrato meno 2p è uguale ad a. Come potete vedere, a questo punto, se questa è un'equazione di secondo grado, che se a più 2p è minore di 0, no soluzioni, ma attenzione che se a più 2p è maggiore o uguale di 0, è possibile mettere x più y come più o meno la radice quadrata di a più 2p. E allora, in questo caso, arriviamo di nuovo a un sistema del tipo x più y uguale più o meno la radice di a più 2p e xy uguale p. Con due esempi vedrete che capiamo tutto quanto e sarà molto semplice. Vediamo di. Le cose vengono in automatico anche perché sono tutti riconducibili al tipo xy uguale p e x più y uguale s in definitiva. Vediamo di andare a fare un opportuno caso. Eccolo qua. Direi di fare questo. Abbiamo qui un x quadro più y quadro uguale 34 e un xy uguale meno 15. Bene, anche qui andrei, come al solito, a riconoscere, a classificare sistema simmetrico di quarto grado, perché vedete 2 per 2 fa 4. Allora, come al solito,
scriviamo x, y uguale meno 15, che per adesso lasciamo naturalmente in stand-by, qui invariato, lo scambiamo, lo mettiamo alla prima equazione, la prima la mettiamo alla seconda e trasformiamo x quadro y quadro mediante quell'identità, dove al posto di x quadro y quadro scriviamo x più y al quadrato meno 2xy, perché abbiamo sostanzialmente aggiunto e tolto quel 2xy, uguale 34. Andiamo avanti. A questo punto scriviamo qui xy uguale meno 15, scriviamo x più y al quadrato meno 2 per meno 15, dove al posto di xy abbiamo messo quello che è xy, cioè meno 15, uguale 34. Qui a questo punto abbiamo xy uguale meno 15 e x più y al quadrato è uguale, allora meno 2 per meno 15 è un 30. 34 meno 30 è 4. Come vedete, il mio a più 2p di prima, il termine che c'è, è positivo. Se venisse un numero negativo, evidentemente il sistema sarebbe impossibile, non sarebbe risolvibile. Quindi a questo punto abbiamo ottenuto due sistemi: un sistema A che ci porta a dire xy uguale meno 15, e naturalmente il sistema, essendo di quarto grado, ci porterà non due coppie, ma quattro coppie di soluzioni reali in questo caso, perché il sistema è evidentemente di quarto grado. Quindi a questo punto abbiamo che nel primo sistema, per x, y uguale meno 15, abbiamo che x più y, perché la radice, quello scriviamo qua, x più y è uguale a più o meno radice di 4 più o meno 2, quindi abbiamo un x più y uguale 2, e qua abbiamo per x, y uguale sempre meno 15, un x più y uguale meno 2. Quindi risolviamo separatamente questi due, risolviamo in alto, vedete che dobbiamo fare due tipi, vengono fuori in pratica dal sistema simmetrico di quarto grado, verrà, se naturalmente è risolvibile, sempre fuori due sistemi simmetrici di secondo grado di tipo 1, che andiamo adesso a risolvere separatamente. Andiamo a risolvere il sistema A, ovvero affianchiamo al sistema A il nostro, la nostra equazione ausiliaria di secondo grado nella variabile t, di tipo t quadro, attenzione, meno 2t meno 15 uguale 0, e il sistema B. Scriviamo l'altra equazione ausiliare di secondo grado di t, che stavolta è t quadro, questa volta è più 2t, sempre meno 15 uguale 0. Troviamo a questo punto le due soluzioni, le due coppie di soluzioni di t, come vedete sono. Allora, ricordiamoci che meno 5 per 3 fa meno 15, meno 5 più 3 fa meno 2, quindi questo è un t meno 5 per t più 3. Ricordiamo che meno 5 più 3 è proprio meno 2, meno 5 per 3 è proprio più 15, mentre invece per quanto riguarda il sistema B verrà anche qui 5 per meno 3 fa meno 15, ma 5 meno 3 fa 2, quindi t più 5, questa volta per t meno 3 uguale 0. Ecco le soluzioni che sono qui. T uguale 5 e qui t uguale meno 3 e qui t uguale meno 5 e t uguale 3. A questo punto abbiamo le due, qua i due sistemi relativi ad A e qua i due sistemi relativi a B. Allora abbiamo x uguale 5, x e y uguale meno 3, oppure anche x uguale meno 3 e y uguale 5. Per quanto riguarda questo, abbiamo un x uguale meno 5 e un x e un y, chiedo scusa, uguale 3, x uguale 3 ed y uguale meno 5. Ecco le quattro coppie di soluzioni del sistema simmetrico di quarto grado. Veniamone un'ultima ancora per concludere. Vedete che sono tutti riconducibili a quelli di simmetrici di secondo grado di tipo 1. Vediamo ancora un altro, perché dopo andiamo, vediamone ancora un altro che è un particolare esercizio. Vediamo di considerare ad esempio questo. Faccio vedere un sistema che andiamo a risolvere. Andiamo a considerare un sistema che lo possiamo ricondurre a un sistema simmetrico. Supponiamo di avere un sistema di questo tipo qua. Allora, intanto ne facciamo. Su questo di quarto grado direi che non ci sono dubbi. Supponiamo di avere quest'altro esercizio qui. 6x più 6y più xy meno 4 uguale 0. E poi abbiamo un x più y meno
se xy meno 13 uguale 0. Allora, come potete vedere, in questo caso, questo sistema è un sistema di quarto grado, perché abbiamo qui 2 e qui 2, 2 per 2 è 4. Quindi il grado del sistema G è sempre 4. Però non è in prima approssimazione visibile come un sistema simmetrico di quarto grado, ma è un sistema di quarto grado. Allora, diciamo subito che possiamo risolverlo comunque nelle costituzioni, ma verrebbe complicato. Come possiamo fare? Beh, possiamo applicare il metodo di riduzione, per esempio, perché ci accorgiamo che è possibile in quel ci accorgiamo che prima di applicare la riduzione, intanto vediamo subito di scrivere questo sistema in un'altra maniera. Prima di applicare la riduzione, va bene applicarla, ma andiamo a vedere che raccogliendo un 6, fattore comune della prima equazione, otteniamo 6 per x su y più xy meno 4 uguale 0. E nella seconda avremo proprio un x più y meno 6xy meno 13 uguale 0. Adesso naturalmente x più y lo chiamiamo come al solito la somma, e xy lo chiamiamo come al solito il prodotto p, quindi facciamo questa non sostituzione ma considerazione che effettivamente va bene. Avremo che il sistema diventa 6s più p meno 4 ed s meno 6p meno 13, tutto quanto entrambi uguale 0. Come vedete, quello a cui siamo arrivati è effettivamente un sistema che è facilmente risolvibile con la riduzione. Potevamo risolverlo come stavamo facendo già da prima con la riduzione, però dovevamo capire che c'è da sommare quell'x più y con l'x più y e poi xy con l'xy. Invece, in questa maniera, diciamo, viene più facile vederlo. Facciamolo naturalmente in due casi la riduzione come al solito, cioè andiamo a scrivere anche questo come quassù, andiamo a riscriverlo qua 6s più p meno 4 uguale 0 e s meno 6p meno 13 uguale 0, perché come sappiamo si deve annullare una volta la s e non a caso la p. Allora qui andiamo a moltiplicare diciamo per meno 6 e qui andiamo a moltiplicare per 6. Allora, diciamo che qui tiriamo una linea e qua tiriamo una linea. Per quanto riguarda quello di su, moltiplicato per meno 6 in modo tale da poi fare la somma, anche qui facciamo la somma, meno 6 per s fa meno 6s più 6s fa 0. Meno 6 per meno 6p fa 36p, 36p più p fa 37p. Poi abbiamo un meno 6 per meno 13 che fa 78. Sommando 78 a meno 4 otteniamo un 74, quindi otteniamo che lo scriviamo qui, P, lo scriviamo qui al posto di queste due considerazioni che abbiamo fatto che ormai sono chiare, andiamo a scrivere che P è pari a 74 su 37, che è proprio, faccio notare, 74 è proprio il doppio di 37, quindi è 2. Per quanto riguarda s, andiamo a moltiplicare 6 per 6s più s fa 37 di s. 6p meno 6p fa 0, come volevamo. 6 per meno 4 fa meno 24, meno 13 fa questa volta meno 37. No? Che poi dall'altra parte ci porta a dire 37 s pari a 37 centesimi che è pari a 1. Quindi abbiamo trovato che p è uguale a 2. Ed s è pari a 1, cioè vuol dire che in definitiva, vedete, cancelliamo questi due, quel sistema di quarto grado apparentemente diciamo normale, non simmetrico, l'abbiamo fatto diventare diciamo un sistema simmetrico di questo tipo, visto che abbiamo posto, ricordiamoci che x più y abbiamo posto pari ad s, xy è pari a p, e il sistema comunque è un insieme di soluzioni che devono avere comuni nel sistema, possiamo dire che x più y, che è la somma, è 1, perché s è 1, che xy è 2, cioè sostanzialmente siamo riusciti a ricondurre il nostro sistema di quarto grado normale a un sistema simmetrico di secondo grado di tipo 1, ovvero questo, dove naturalmente affianchiamo l'equazione ausiliare di secondo grado in t, che è t quadro, attenzione, meno t, perché quello cambia di segno, più 2, uguale a 0, che possiamo anche scrivere come t meno 2 per t più 1, dato che uguale a 0, meno 2 più 1 fa proprio meno 1 e meno... Dunque no, chiedo scusa, t meno 2 per t meno 1, perché
meno 2 per meno 1 fa 2, meno 2, no, non è così, chiedo scusa, t quadro meno t meno 2 non è, xy, attenzione, è meno 2, p è meno 2, non 2, perché anche lì andando dall'altra parte diventava meno 2, quindi questo è un più 2, quindi questo è un t quadro meno t meno 2, non più 2, e di conseguenza, andando a risolvere, vi dico subito che si può scomporre t meno 2 in t meno 2 per t più 1, come stavo scrivendo io, uguale a 0, quindi le soluzioni sono sempre t uguale 2 e t uguale meno 1, che ci portano alle due coppie di soluzioni, che sono x uguale 2, y uguale meno 1, x uguale meno 1 e y uguale 2. Ne farei un ultimo, sempre di questo tipo qua, riconducibile, in modo tale che così abbiamo. E questo qui, ho sbagliato il segno lì, ma non vorrei che lo capiate male. Ne vedrei un altro, che è questo. X più y meno xy uguale 1, e 6x più 6y meno 5xy uguale 8. Anche in questo caso, come vedete, parliamo di sistema di grado 4, non inizialmente simmetrico. Ma comunque, no, è sempre un sistema comunque simmetrico, che però, simmetrico non è di quarto grado, si può ricondurre a un sistema simmetrico di secondo grado di tipo 1. Vediamo come, anche in questo caso, andiamo a riscrivere la prima, che è sempre un x più y meno xy uguale 1, vedete che riconosciamo la somma e il prodotto. Qui basta raccogliere un 6 a fattore comune e scrivere 6 moltiplica x più y meno 5xy uguale 8. Ecco, l'errore che ho fatto prima, dal punto di vista del segno, è non aver portato i coefficienti dall'altra parte, visto che poi ho applicato la riduzione. Anche qui poniamo che x più y sia pari ad s ed xy sia pari a p, in modo tale che il nostro sistema diventa, si chiamano come al solito due tipi perché dobbiamo applicare la riduzione per uno o per l'altro, diventa s meno p uguale 1. Ecco, già conviene quindi i coefficienti portarli comunque dall'altra parte, perché se no incappiamo nell'errore che ho fatto prima, stupido, inutile, e 6 moltiplica s meno 5p uguale ad 8. In questo caso applichiamo. Scriviamo anche questo come s meno p uguale 1 e 6s meno 5p uguale 8. Applichiamo la riduzione in entrambi i casi, dove faremo una somma algebrica, vediamo di che cosa. Qui moltiplichiamo per meno 6 per eliminare meno 6s e 6s, qui moltiplichiamo invece per meno 5p per avere 5p meno 5p e per eliminare p. Meno 6s più 6s fa 0, meno 6 per meno p fa 6p, meno 5p fa p. Sicuramente uguale, meno 6 per 1 fa meno 6, più 8 fa 2, p è uguale 2, lo scriviamo qui, vediamo quanto pare, quanto vale s invece. Qui abbiamo che, no, naturalmente qui moltiplicherò per meno 5, non per meno 5p, vedete, a volte io le stupidaggini mi scrivo anche io, quindi meno 5, meno 5s più 6s è sempre un s. Meno 5 per meno p fa 5p, meno 5p 0, meno 5 per 1 fa meno 5, 8 meno 5 è 3. Questa volta abbiamo ottenuto che la S, la somma, è 3. A questo punto, ritornando alla vecchia soluzione, cioè ritornando a scrivere che il sistema scrive con x più y e xy, abbiamo cioè ottenuto in definitiva che xy è proprio pari a 2 e x più y è proprio pari a 3. A questo punto, vedete, ci siamo ricondotti di nuovo a un sistema simmetrico di secondo grado del tipo 1, quello a cui poi si riconducono tutti in definitiva, e cioè dobbiamo fare altro che ricondurci, affiancarci l'equazione ausiliare di secondo grado in t, che è del tipo t quadro, attenzione, meno 3t, perché la somma come sempre di segno, più 2 uguale 0. Anche qui, ricordando che, anche qui in questo caso, ricordando che 2 lo possiamo scrivere, guardando che 2 è dato dal prodotto di meno 2 per meno 1, è che t meno 3 è meno 2 meno 1, questo lo possiamo scrivere come t meno 2 per t meno 1 uguale 0, e quindi abbiamo trovato che t rispettivamente 1 e t è 2, cioè le due coppie di soluzioni sono x uguale 1 e y uguale 2, e anche x uguale 2 e y uguale 1. Spero di essere stato chiaro con tutti questi tipi qui che abbiamo fatto. Sono tutti sistemi che comunque, ripeto, sia di secondo grado simmetrico di tipo 1, di secondo grado simmetrico di tipo 2, di terzo grado simmetrico e di quarto grado simmetrico, e anche il sistema di quarto grado riconducibile a un sistema simmetrico di secondo grado di tipo 1, sono tutti comunque definitivamente riconducibili, e tutti quanti sono tutti comunque risolvibili, volevo dirvi, con comunque, se volete, il metodo di istruzione. Ma vedete che in questo modo, sempre sfruttando xy uguale p e x più y uguale s, cioè sfruttando poi
l'equazione ausiliare sempre di questo tipo di quadro, meno st più p uguale 0, dove s è la nostra somma, p è il nostro prodotto, di xy e x più y, effettivamente sono più calcoli un pochino più semplici rispetto a operare magari una sostituzione in un sistema grosso, che comunque parliamo di terzo, quarto grado o secondo grado. Bene, nella prossima lezione concluderemo con alcune applicazioni sui sistemi invece omogenei con tre tipi differenti. Per adesso vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti.